Il Follonica Gavorrano cala il poker contro il Cenaia e centra la terza vittoria consecutiva in campionato dopo le vittorie con Seravezza e Tau Altopascio. La partita si sblocca già all'ottavo minuto grazie a una punizione conquistata da Masini. Sulla battuta si porta Regoli, che con il destro mette la palla in rete, portando in vantaggio bianco-rosso-blu 1-0 per la squadra di Masi. Al ventunesimo arriva anche il raddoppio. Modic mette in mezzo su corner la sfera, dopo la deviazione del portiere sbatte sulla traversa e finisce sulla testa di Ampollini, che spinge in rete trovando il gol del raddoppio, 2-0 per il Follonica Gavorrano. Al ventisettesimo c'è anche spazio per Filippis, che scalda i guantoni sul tiro di Borselli tirando in angolo. Si va così all'intervallo sul parziale di 2-0 e con le immagini passiamo alla ripresa. Al 48esimo la prima occasione è per Brunetti su corner, di testa indirizza verso la porta, la palla però è centrale e termina tra le braccia del portiere. Poco dopo su calcio piazzato battuto da Modic, Pino tenta la spizzata ma non riesce a trovare la porta. Al 54esimo ancora Pino su calcio d'angolo, tenta la rovesciata, non riuscendo però a imprimere forza al pallone che viene bloccato da Perullo. Si rende pericoloso anche Suare al 66esimo con una conclusione con il mancino che termina tra le braccia del portiere ospite. E all'80esimo Pino fa vedere tutta la sua voglia di segnare, fa partire un sinistro dalla distanza che fulmina il portiere ospite. È 3-0 per i bianco-rosso-blu, grandissimo gol di Pino dalla distanza, un bolide a cui il portiere non riesce ad opporsi. All'83esimo anche Brunetti su azione di calcio d'angolo, ci prova, stoppa una bella palla in aria, controlla e tira però sparando alto. All'86esimo Suare attiva la modalità bestia, recupera un pallone sulla tre quarti, una serpentina, arriva in aria, supera il portiere con il sinistro da posizione defilata e allunga il divario tra le due squadre, calando il poker, 4-0 per il Follonica Gavorrano, bellissimo gol anche di Talla Suare. Nel finale cerca gloria anche Marcheggiani, che si invola verso la porta, calcia con il destro trovando però l'attenta risposta del portiere ospite. E finisce così con il Follonica Gavorrano che batte il Cenaia per 4-0.